Li chiamano i Desaparecidos d'Italia, sono un esercito di scomparsi nel nulla senza lasciare traccia. Un caso su due riguarda i minori. È impietoso il quadro che emerge dalla relazione 2020 dell'ufficio del commissario straordinario del governo per le persone di cui non si è più avuta notizia. Le scomparse denunciate lo scorso anno, quello terribile del coronavirus e del lockdown, sono 13.527 di queste. 7.672 riguardano minori, 3.322 sono stati rintracciati, ovvero il 43%. Ma i ritrovamenti sono ancora troppo pochi e tante storie non vanno a buon fine. Basti pensare a Denis Pipitone, Yara Gambirasio, fino ad Emanuela Orlandi. Dietro ogni bambino dileguatosi, scappato, rapito, perduto, ci sono famiglie in cerca di risposte straziate. Una piccola parte è vittima di rapimenti, altri di sfruttamento, di tratta di esseri umani, di scontri fra ex coniugi. 60.000 le persone scomparse negli ultimi 50 anni. Il commissario straordinario del governo è la figura istituita nel 2007. Monitora il fenomeno e fa da raccordo fra tutti gli organismi coinvolti, gli apparati statali e i privati, perché esiste una rete nazionale di allerta di cui anche Sky fa parte.